Siamo qui con i colleghi della Facoltà di Belle Arti di Valencia per esprimere e fare alcune considerazioni su questo lavoro. Questo è un lavoro e un progetto che abbiamo insieme condiviso perché potesse essere portato a compimento una idea sulla rappresentazione di quello che può essere uno sguardo sulla città sia per quanto riguarda l'Aquila che per quanto riguarda la città di Valencia, mettendo insieme alcuni allievi, alcuni docenti al fine di sottolineare l'importanza delle tecniche che vengono utilizzate in calcografia e la possibilità di ottenere attraverso di esse dei particolari risultati. Bueno, para nosotros es un gran placer haber podido participar en este proyecto, haberlo estimulado, haberlo hecho posible gracias al entusiasmo de los compañeros italianos, de Walter Batiloro y todos los compañeros, y dentro de Valencia, de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, que también a todos nos hizo mucha ilusión. Entonces todos en la gran variedad y con visiones diferentes de lo que era el tema de visiones sobre la ciudad, la ciudad en abstracto o la ciudad en particular de L'Aquila o de Valencia. Los alumnos también mostraron mucho entusiasmo en su participación y creo que entre todos hemos conseguido una muestra, y sobre todo más que la muestra, que ya es interesante, es la relación entre las dos instituciones, que tiene visos de continuar y de incluso hacer cosas más ambiciosas en el futuro. Y por lo tanto pues estamos muy satisfechos. Otro aspecto quizá que yo resaltaría de esta experiencia ha sido fundamentalmente el que bajo un prisma, una técnica, como se ha comentado, la de la gráfica, que permite la reproducción, que tiene un condicionamiento similar para las dos academias, cuando hemos visto los resultados, creo que se produce un enfrentamiento, una simbiosis. De distintas maneras, de ya no solo de ideas, y creo que eso ha sido fundamental y que nos enseña o nos demuestra cómo este tipo de experiencias nos enriquece mutuamente. Guardi sulla città, creo que ha sido un buen pretexto para que surja un diálogo gráfico entre dos centros, el de Valencia y el de aquí, de L'Aquila, donde la gráfica, el grabado, la calcografía, en nuestro caso la xilografía, medios gráficos, medios de expresión gráfico, han servido para que exista una confrontación, ese diálogo entre profesores, alumnos de ambos centros, y pienso que es un primer encuentro que no va a acabar aquí, seguro. Vamos a continuar en este apasionante mundo de la gráfica y bueno, yo creo que el resultado de esta primera reunión de artistas de lugares lejos pero muy próximos, pues va a ser muy fructífero. Che sia molto stimolante sia per L'Aquila sia forse per Valencia confrontare anche due modi di approccio non molto simili, perché venendo dal di fuori uno nota un legame con le tecniche tradizionali molto forte qui nell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, e forse invece una tendenza più verso le innovazioni, anche se legate sempre alla tradizione, in quella di Valencia. Penso che questo scambio di esperienze, che sa costare proprio le opere degli allievi di un'accademia, e allievi e professori di un'accademia, allievi e professori dell'altro, sia di stimolo per entrambi. Per me è molto importante mescolare tra le diverse accademie, facoltà, perché sempre abbiamo molte possibilità di trovare
cose diverse, sul livello della tecnica, sul livello personale, sempre c'è una persona dall'altra parte della quale si può imparare qualche cosa e anche si può avere una bella relazione. Perché siamo diversi, distinti, ma allo stesso tempo siamo con qualche cosa similare. Esatto. Questa particolarità di similitudine e differenza è bellissima, perché possiamo parlare, possiamo fare le cose insieme, ma allo stesso tempo troviamo la particolarità ognuno della sua maniera di lavoro. E questo mi sembra veramente interessante di mettere insieme per avere questo come un prodotto. L'Erasmus credo che abbia dato una grande opportunità sia agli allievi che ai docenti, perché è riuscito a far incontrare diverse culture, siamo riusciti anche noi a promuovere una serie di mostri in giro per l'Europa, e questo diciamo è il risultato finale che si viene a conclusione di una grande collaborazione con l'Università di Valencia.